prepararsi in modo professionale e strutturale per affrontare mercati esteri. È questo l'obiettivo del ciclo di incontri che la Camera di Commercio, in collaborazione con Comarch SPA, gruppo Tecno Investimenti, ha organizzato per il mese di novembre. Nel corso degli incontri, che si terranno presso la sede della Camera di Commercio dalle 9 alle 13, verranno analizzati in maniera operativa gli strumenti più efficaci per vendere all'estero. Nelle scorse settimane si è tenuto il primo incontro sul tema piano di marketing internazionale e pianificare con successo l'internazionalizzazione della propria azienda. Mercoledì 8 novembre sarà la volta del seminario su tecniche di ricerca clienti e creazione di reti commerciali all'estero. Martedì 28 novembre sarà affrontato il tema tecnologie web per la ricerca di clienti sui mercati esteri. Si chiamano Vendere all'estero, no? Con questo titolo abbiamo voluto dare proprio il segnale che si tratta di incontri molto pratici e tecnico-operativi proprio per studiare i mercati esteri in modo da trovare i clienti giusti per il proprio prodotto e diciamo sviluppare le strategie più idonee anche per salvaguardarsi rispetto ai rischi e agli oneri che comunque l'internazionalizzazione implica. Quindi con questi seminari vogliamo veramente dare gli strumenti giusti alle aziende per approcciarsi ai nuovi mercati limitando rischi e costi. Il 4 e 5 dicembre, inoltre, la Camera di Commercio ha organizzato un incoming per le aziende del settore del food che potranno incontrare in maniera diretta eventuali buyers provenienti da 5 paesi. L'incoming si terrà il 4 e 5 dicembre, un'occasione molto importante perché abbiamo invitato 5 buyers da 5 paesi esteri, europei. Abbiamo cercato in questa occasione di invitare persone che fossero vicine, quindi anche come mercati più vicini, quindi più facilmente gestibili per le nostre aziende, se pensi solo all'invio di campioni, no? Quindi i paesi sono Olanda, Francia, Germania, Ungheria e Polonia. Sono paesi anche molto interessanti per quanto riguarda l'acquisizione di prodotti italiani. Si parla di food, quindi Italian food. Saranno presenti a Prato in queste due giornate e le aziende avranno l'occasione di, in slot di pochi minuti, di presentare il loro campionario, il loro catalogo, le loro condizioni commerciali. Quindi sarà già direttamente un'occasione di proposta diretta, e questo è un vantaggio se si pensa che singolarmente l'azienda dovrebbe incontrare i costi, gli oneri di una partecipazione ad una fiera internazionale o fare costose ricerche di mercato che insomma implicano anche tempo. Quindi con questo incamino abbiamo cercato di dare un'occasione commerciale alle aziende in un'unica giornata attraverso un approccio diretto con quello che potrebbe essere il compratore dei propri prodotti.